Leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 9, versetto 17. Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un Dio che perdona. Mi perdonerai per quello che ho fatto? Chiede un adolescente a suo padre. Cosa devo perdonarti? Il ragazzo ripete: quello che ho fatto. Il padre insiste: se vuoi che ti perdoni, bisogna che tu mi dica che cosa hai fatto. È lo stesso quando cerchiamo il perdono di Dio. Dobbiamo riconoscere di che cosa ci siamo resi colpevoli. Non vagamente, ma in modo preciso, chiamando male ciò che è male. Mettiamo il dito sulla piaga. Alcuni diranno che se parliamo di peccato si genera un complesso di colpa, ma la realtà è che siamo colpevoli davanti a Dio. Non serve negarlo, dobbiamo riconoscerlo. In che modo essere liberati dalla nostra colpevolezza, dal rimorso di aver agito male? Non certo provando a riscattare noi stessi, ma guardando con fede al Dio di amore. Il suo perdono è per quanti credono nel Signore Gesù. Che liberazione ricevere il perdono di Dio! È una pace nuova, profonda, che rischiara ogni nostra giornata, ogni nostro pensiero. Se serviamo sentimenti di rancore verso quelli che ci hanno fatto dei torti, non potremo gustare veramente questa gioia. La Bibbia ci dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Che il Signore ci benedica.